Tutti in campo, ancora, 3 giorni dopo l'ultima volta. La Serie C non si ferma mai, sarà un tour de force da qui a Natale. E già, sul rettangolo di gioco la Vibonese a caccia di conferma in quel di Rieti, lì dove 5 mesi fa ha già raccolto un successo, era la pool scudetto di Serie D, era un'altra storia. Adesso servono i punti in classifica, serve spezzare la maledizione in trasferta che vede il rossoblù a secco da vittorie in campionato. Dal 5 maggio scorso, alle 18.30 poi, spazio al Catanzaro, al Ceravolo c'è la Juve Stabia che ha sempre vinto quest'anno. Un grattacapo in più per Auteri e i suoi, anche se l'obiettivo resta lo stesso. Parola d'ordine, continuità. Dobbiamo continuare a crescere, che poi insomma quando vinci fuori casa hai la possibilità di ritornare a giocare in casa, quindi è importante dare continuità, non solo di prestazioni e di rendimento, ma anche di punti. Questo è l'obbligo, fra virgolette, che abbiamo. Cioè l'obiettivo che ci dobbiamo porre, a qualsiasi costo, con grande determinazione, con grande convinzione. Chiuderanno il quadro la sfida di domani sera alle 20.30 tra Potenza e Regina e quella di giovedì alle 18.30 tra Siracusa e Rende. Alessio Buonpasso per la CNews 24.